Se una donna veste da uomo, con pantaloni, giacca e cravatta, è normale. Ma se un uomo veste con abbigliamento femminile diventa gay, malato, trans e tante altre stupidaggini. Conoscete Stefano Ferri? Lui è uomo, marito, felicemente sposato, padre di una bellissima figlia, si è sempre trovato bene vestendo abiti femminili. Ha scritto un bellissimo libro autobiografico che sta portando in giro per l'Italia dal titolo Crossdresser, che consiglio a tutti di leggere. E sta portando avanti la sua personale lotta all'uguaglianza dei costumi senza giudizi alcuni. Al primo commento troverete l'intervista che gli ho fatto un anno fa. Ma di cosa voglio parlare oggi? Cosa voglio condividere con voi? Nel 2005 un poliziotto avvistato durante il suo tempo libero in minigonna, orecchini lunghi e ombelico scoperto, venne destituito dal suo incarico. Oggi il TAR dà ragione al poliziotto, ma la strada della ragione è ancora lontana. E vi leggo la parte fondamentale della sentenza. E quei comportamenti, apparentemente esibizionistici, erano il sintomo di un disturbo che come tale non andava punito. Compreso? Quindi gli hanno dato ragione perché lo considerano malato, malato, malato. Come afferma giustamente Stefano Ferri, uno, se dai del malato a un uomo in gonna e tacchi, allora devi darlo anche alle donne che vestono in pantaloni e mocassini. Sono passati solo 100 anni per quelle donne che venivano incarcerate quando vestivano da maschio e venivano anche additate come indecenti, pericolose per se stesse e per gli altri. Due, basta con questa inutile misoginia, come dice giustamente Stefano. Piantiamola di leggere la scelta maschile di rompere queste convenzioni come un'autodiminuzione, perché non lo è. Le cose da donna, oltre al fatto che non sono da donna in se stesse, non sono inferiori alle cose da uomo. Dobbiamo capirlo tutti, donne incluse, sì, anche voi. Incluse pure voi, la vera parità di genere passa anche da qui. Quindi, dal vostro artigiano di emozioni è tutto, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate nei commenti. Un saluto e naturalmente, se avete bisogno di una consulenza come Life Coach,